L'idea di questi due giorni, che poi abbiamo titolato come la prima conferenza su rischio cardiometabolico e longevità nello stato di salute, nasce dall'unione tra il medico ospedaliero in presenza dell'Università degli Studi di Bari e il medico che si dedica alle cure primarie. C'è la società multidisciplinare delle cure primarie che insieme a noi è organizzato per essere vicina a tutti, ai giovani ricercatori, ai medici del territorio e anche ai medici ospedalieri. Perché il rischio cardiometabolico? perché è il momento più importante nella storia del metabolismo. Oggi conosciamo sempre di più le vie attraverso le quali i nutrienti ci cambiano dall'interno, i geni che si accendono e spengono. Abbiamo poi la possibilità di identificare sempre meglio il paziente che magari non è aderente alla dieta mediterranea, il dato antropometrico, girovita, peso. Abbiamo la possibilità di studiare se c'è diabete, se non c'è diabete, se c'è ipercolesterolemia, se ci sono tutti i fattori di rischio e tutto questo insieme alla chance individuato il paziente target di utilizzare i nuovi farmaci perché oggi abbiamo anche i nuovi farmaci metabolici e si può tornare indietro. La conferenza affronta proprio questo, la medicina della complessità nel rischio cardiometabolico, la lettura magistrale del professore Seisti che è il presidente della nostra società scientifica, la società italiana di medicina interna, ha affrontato proprio questo, come fare a identificare come ecco uscire potenzialmente dagli ospedali per trovare l'ammalato che non sa di essere malato e farlo tornare indietro, perché questo significa conoscere il rischio individuale e poterlo trattare, poterlo trattare per prevenire le malattie, per arrivare in tempo, ma anche per permettere alle cure di funzionare meglio. Ecco, questo è l'obiettivo di questa due giorni che si è sviluppata attraverso tutto il rischio cardiometabolico toccando anche il rischio oncologico e questo con la presenza di colleghi da tutta Italia che vede la Puglia come la prima sede addirittura per la fondazione di un giornale che è l'Italian Journal Primary Care che noi tenteremo di rendere la casa per poter pubblicare tutto quello che serve per identificare il rischio cardiometabolico a casa. La vicinanza della medicina interna e della clinica medica è proprio questa, entrare nelle case di tutti attraverso il link con la medicina generale che è il braccio operativo per arrivare a tutti i pazienti. Questo evento ha risposto fondamentalmente ad un'esigenza che avevamo, quella di mettere insieme tutti quegli specialisti, tutte quelle figure che ruotano attorno al paziente complesso, il paziente che oggi ha più patologie incidenti e che quindi cambia la storia naturale della, della sua vita. Fondamentalmente eh, il bilancio è positivo perché tutti gli specialisti sono giunti ad una conclusione che probabilmente sapevamo già ma occorreva sottolinearlo. Arrivare prima sui fattori di rischio significa prevenire quelle che sono le conseguenze dei fattori di rischio, soprattutto ipertensione, diabete, ma anche e soprattutto ipercolesterolemia, ce lo diciamo sempre, che non è sempre trattata. E questo cambia la storia naturale del nostro paziente perché non eh, blocca in qualche modo la... Progressione di patologia aterosclerotica e laddove invece dovessimo arrivare in un secondo momento in prevenzione secondaria sicuramente bloccare la progressione è importante. Il focus poi sulle patologie autoimmuni del fegato ha posto l'attenzione sulle malattie rare, un tema a noi molto caro. È vero che non tutti ci occupiamo di malattie rare, ma intercettare il paziente nel momento giusto è molto importante perché significa orientarlo in quelli che sono i centri di riferimento e che possono prendere in carico il nostro paziente. Siamo molto contenti dell'ottima riuscita dell'evento non solo per il grande interesse mostrato dai partecipanti sui temi che sono stati affrontati, che ha, hanno abbracciato tutta una serie di problematiche che riguardano la salute delle persone, ovviamente il tema essendo quello della longevità in salute non poteva essere altrimenti, con un coinvolgimento direi trasversale di tutte quelle professionalità che in qualche modo si fanno carico della salute delle persone e soprattutto di quell'aspetto che è la prevenzione primaria e secondaria, che è la chiave volta direi la parola d'ordine per il futuro affinché non solo avremo una società dall'età media elevata ma potenzialmente in salute ma soprattutto sostenibile anche da un punto di vista dei costi per quanto riguarda il servizio sanitario nazionale. Quindi una grande alleanza tra medicina territoriale, medicina ospedaliera e medicina universitaria, proprio per la presa in carico globale di questi pazienti ed applicare tutto quello che la ricerca scientifica, l'innovazione eh, terapeutica ci mette a disposizione per curare al meglio questi pazienti. Il rischio cardiometabolico coinvolge diversi fattori che sono quelli modificabili e non modificabili. Alcuni fattori non modificabili sono l'età, la genetica, l'etnia, le precedenti storie di eventi cardiovascolari, ehm, il, il sesso, gli uomini sono in genere a rischio maggiore rispetto alle donne e su cui ovviamente abbiamo pochi margini di intervento. Quello che invece abbiamo discusso oggi riguarda i fattori cosiddetti modificabili, ovvero quelli in cui abbiamo a disposizione, oltre ai cambiamenti di stile di vita, quindi dieta e attività motoria, dei farmaci che riducono gli eventi cardiovascolari. Abbiamo affrontato un primo fattore che è l'iperglicemia. Non sono soltanto le persone con diabete franco ad avere un rischio aumentato, ma anche le persone che hanno una glicemia un po' ballerina, cosiddetta prediabete, in cui il rischio di eventi cardiovascolari è già presente, ma a grado non, non sia presente il franco diabete. Fattore ancora più importante è il controllo della pressione arteriosa e su questo abbiamo una serie di farmaci eh, che sono in grado di ridurre il rischio di eventi e il, il fattore ancora più importante è l'ipercolesterolemia e riguarda sia i livelli di LDL, sia altre lipoproteine, in particolare i trigliceridi che costituiscono un, un fattore di rischio aggiuntivo. L'ultimo fattore su cui mi sono soffermato è il sovrappeso, l'obesità alla pancetta. Sappiamo che sia l'indice di massa corporea che la circonferenza addome sono dei fattori di rischio cardiovascolari. Ovviamente devono essere trattati con un'adeguata dieta, perdita di peso, attività motoria, ma oggi per la prima volta abbiamo a disposizione una classe di farmaci che è in grado di ridurre significativamente il peso e di ridurre nei soggetti che hanno avuto un precedente evento cardiovascolare del 20% il rischio di eventi, in particolare il rischio di infarto del miocardio, di ictus e la mortalità per tutte le cause cardiovascolari. Io ho parlato in particolare del tema dell'alimentazione e della possibilità che alcuni integratori alimentari possano influenzare positivamente sul nostro rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Ora, in realtà, l'alimentazione sana la conosciamo tutti quanti, il famoso modello mediterraneo, con alcune specifiche per mantenere tutti i vantaggi di questa dieta, che sono fondamentalmente quelle legate al fatto di mantenere una dieta mediterranea, sì, ma sana, il che significa una quantità adeguata di calorie rispetto a quello che realmente si consuma, non alimenti confezionati, lavorati, rielaborati, ma alimenti semplici, possibilmente di stagione, poco conditi, poco salati in particolare. E poi, perché no, quando la situazione diventi complessa da gestire, ma ancora non farmacologicamente da trattare, Alcuni integratori specifici potrebbero aiutarci, per esempio, a mantenere un tasso di colesterolo nel sangue adeguato, quindi vuol dire non associato a un aumento incrementale di rischio di patologie cardiovascolari. Quali sono questi integratori? In particolare quelli che contengono matricina di origine naturale come il riso rosso fermentato, la berberina, la frazione polifenolica del bergamotto e i fitosteroli. Il tutto ovviamente dietro suggerimento di personale sanitario competente e tenuto in trattamento per tempi lunghi perché la prevenzione si fa sul lungo termine e non solo per una settimana per fare bella figura con esami del sangue più carini. Ho parlato dell'obesità che è una malattia importantissima perché genera patologie altrettanto importanti come il cancro, il diabete, le malattie cardiovascolari, eh, il grasso nel fegato, tutte cose che riducono la, la nostra longevità. Per poter combattere l'obesità intanto bisogna imparare a prevenirla, insegnare a tutti, anche nelle scuole, quali sono le strategie per poter eh, limitare eh, la possibilità di diventare obesi. Quali sono le strategie e come eh, sono un po' cambiate negli ultimi anni? Certamente la dieta è importante, ma non può essere più vista come è stata considerata per anni, ossia una limitazione quantitativa del cibo soltanto. Bisogna soprattutto imparare a scegliere gli alimenti eh, e non soltanto limitare le quantità. Se noi eh, assumiamo cibi sani che non favoriscono l'ingrassamento, siamo anche un po' più liberi di eh, assumere le quantità di cibo che noi desideriamo. Un'altra strategia importante è l'esercizio fisico. In maniera più moderna forse dovremmo dire la non sedentarietà, cioè mentre la sedentarietà fa invecchiare biologicamente eh, le persone quello che è importante fare è, è, è eliminare la sedentarietà. Naturalmente l'ideale sarebbe che tutte le persone andassero in palestra o che tutte le persone partecipassero, per esempio, ai cosiddetti gruppi di cammino guidati da esperti. Però l'importante è non essere sedentari. Eh, la terza strategia sono i farmaci. Eh, una volta bisognava eh, um, Convincere i pazienti ad usare i farmaci invece oggi è quasi naturale perché i farmaci sono una parte importante nella terapia di un paziente obeso, proprio perché l'obesità è una malattia cronica. E per ultimo eh, rimane la chirurgia bariatrica, ossia la chirurgia finalizzata a perdere peso. Naturalmente non può essere proposta a tutti, non può essere proposta alle persone assolutamente sane può essere proposta dalle persone che hanno delle patologie associate all'obesità che vanno bloccate nella loro evoluzione. La mia relazione ha riguardato la problematica dell'invecchiamento vascolare, i determinanti dell'invecchiamento vascolare e le possibilità di intervenire per prevenirlo. L'invecchiamento vascolare fondamentalmente rappresenta quella serie di alterazioni che accompagnano la progressione degli anni ma che in parte preponderante è dovuto non già al semplice progredire degli anni, quanto alla cronica esposizione nel corso della vita ai diversi fattori di rischio cardiovascolare che purtroppo non sempre vengono controllati in maniera ottimale e soprattutto vengono controllati troppo tardivamente. Le evidenze della letteratura scientifica dimostrano in maniera molto chiara che se controlliamo i fattori di rischio cardiovascolare, ipertensione, diabete, eh, eh, ipercolesterolemia al meglio delle nostre possibilità nel momento in cui tornisco sulla scena clinica fondamentalmente noi riusciamo a mantenere integre le nostre arterie riusciamo a rallentare l'invecchiamento vascolare, riusciamo a preservare uno stato di salute che non è soltanto cardiovascolare ma anche cerebrale, che è anche cognitiva. Quindi fondamentalmente la relazione ha riguardato un aspetto che è assolutamente fondamentale. I fattori di rischio cardiovascolare nel corso della vita danneggiano le nostre arterie, poniamo attenzione e controlliamo nel meglio delle nostre possibilità per prevenire che questo danno si traduca in manifestazioni cliniche anche estremamente importanti. Abbiamo parlato di quello che è il rischio cardiovascolare declinato nelle malattie epatiche, quindi le malattie del fegato, eh, che sono delle malattie croniche. E, ora, eh, le eh, ci siamo focalizzati nel, nel mio intervento su quello che è l'impatto del rischio cardiovascolare, quindi ciò che è, ha a che fare con l'obesità, il sovrappeso, il diabete, eh, l'aumento di lipidi nel sangue e l'impatto che ha sul fegato, sulla malattia da fegato grasso e eh, come questa interagisce in alcuni casi con alcune malattie più rare del fegato, come le malattie autoimmuni del fegato, che sono eh, malattie eh, di cui eh, io mi occupo nello specifico all'Università di Milano Bicocca. Abbiamo visto come c'è un aumento dell'epidemiologia dell eh, delle malattie del fegato legato al grasso, che appunto segue l'aumento dell'epidemiologia del diabete, del sovrappeso legati a, a, ad un'alterazione degli stili di vita. E, 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 e questo va di pari passo anche, in maniera in realtà però indipendente, all'aumento delle malattie autoimmuni del fegato. Che eh, sono malattie che si sviluppano in persone che hanno una predisposizione genetica all'autoimmunità, quindi ad avere un sistema immunitario eh, che aggredisce se stesso, eh, ed è legato probabilmente ad, un, ad una, eh, a quella che è la teoria igienica, cioè una riduzione nel secolo scorso delle, della pressione infettiva e delle malattie infettive prevalenti, e questo ha portato ad un aumento graduale delle malattie eh, autoimmuni. E, e quindi appunto nella pratica clinica ecco, stiamo vedendo, siamo assistenti ad un aumento appunto di queste malattie otimoni del fegato ma non solo del fegato ehm, e, e spesso ci troviamo appunto nei casi più complessi a gestire entrambe malattie metaboliche e malattie otimoni. Come possiamo difenderci dalla malattie del fegato grasso e delle malattie autoimmuni, del fegato e degli altri organi. Sicuramente la risposta è sempre la stessa, migliorando il nostro stile di vita, eh, che è declinato quindi nel miglioramento della dieta. Eh, si parla sempre di dieta mediterranea, ma è difficile poi metterla in atto. Eh, aumentare quindi il, il consumo di, eh, della frutta di stagione, lo stesso verdure stagionali, ridurre il consumo di proteine, e grassi animali, migliorare le abitudini di vita, aumentare l'attività fisica, non solo eh, ecco quella quotidiana che ormai seguiamo con il contapassi, ma proprio aumentare l'attività aerobica che va fatta due o tre volte alla settimana um, e, e, e questo sicuramente avrebbe un impatto sia sulla riduzione del rischio cardiovascolare, quindi la morte per infarto, ictus e la morte per cirrosi metabolica, quindi la, 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 la cirrosi epatica dà Accumulo di grasso, ma potrebbe avere un impatto anche nel ridurre le malattie del sistema immunitario, quelle che sono appunto le malattie autoimmuni del fegato e degli altri organi extraepatici. Il contributo scientifico del gruppo del professor Moschetta che sono stata onorata di portare oggi si è concentrato sul rischio oncologico nei pazienti con obesità viscerale. È la quota di tessuto adiposo che si concentra a livello addominale ed è quella quota di tessuto adiposo cattivo che è responsabile dell'immissione in circolo nel sangue di tutta una serie di fattori pro tumorali, pro infiammatori che rispondono all'aumento del tessuto adiposo che si verifica nei soggetti che hanno un introito energetico superiore alle loro necessità. Questo dipende ovviamente da stili di vita scorretti, da particolari diete ad elevato contenuto di carboidrati e grassi, ma anche a stili di vita sedentari e quindi ad una bassa spesa energetica quotidiana. Prevenzione oncologica vuol dire quindi combattere il tessuto adiposo viscerale, la di grasso a livello addominale, ma anche la malattia da fegato grasso. Così come il grasso si accumula nel tessuto adiposo, e lo vediamo perché aumentiamo di circonferenza, allo stesso modo si accumula nel fegato. E questa è una malattia invece silenziosa che possiamo diagnosticare soltanto con accertamenti come l'ecografia addominale o degli esami ematochimici, quindi estrema attenzione agli stili di vita, all'alimentazione e all'attività fisica regolare perché sono misure di prevenzione non solo per patologie cardiovascolari ma anche per lo sviluppo di tumori.